Il musicista brasiliano Toquinho è in questi giorni a Milano per due concerti esclusivi al Teatro Manzoni con Alex Britti e Ornella Vanoni. Ecco quello che ci ha raccontato. A questo punto stiamo tanto bene io e te. Ci siamo conosciuti a 40 anni con invito di Sergio Bardotti per fare il disco La voglia e la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Abbiamo fatto un lavoro calmo, tranquillo e abbiamo conosciuto molto bene uno all'altro, Vinicius, lui, Bardotti, l'arrangiatore. Enfim, é stato um lavoro que dato uma consistência muito grande em nossa relação de amicizia e profissional. Lei tinha um carisma enorme, um timbre vocale fantástico. E Alex, eu não o conosco personalmente, eu conosco a sua arte, a sua voz, a sua guitarra fantástica. Allora, credo che abbiamo un punto di riferimento insieme, che è la musica, no? E la musica non ha dei frontiere, la musica è made in cuore. Allora, non è difficile parlare con un artista come lui. Io sono figlio della Bossa Nova, tutta la mia generazione è venuta dopo. La Bossa Nova è stata fondamentale, ha cambiato la musica brasiliana. Esiste una musica prima e dopo questo movimento di João Gilberto e tutto. E noi, in tutti noi artisti brasiliani oggi, c'è qualcosa della Bossa Nova. Anche nel rock c'è qualcosa della Bossa Nova. Il Brasile passa un momento adesso come le mani pulite qui in Italia. È un momento di andare in galera, tanti politici. Questi ultimi anni di questo governo di PT è stato drammatico, tante corruzioni, tante cose che è uscito fuori. Allora stiamo passando per questo momento di riaggiusti, no? Di assentamento di terra, e credo che è un momento utile e sano se loro, se i politici lasciano la verità uscire fuori, no? Prima di tutto c'era Bardotti, sì. Questo è stato il cervello, perché Ungaretti era lì, Vinicius era là, io era non so dove, Sergio Endrigo in sua casa, Bardotti che ha unito tutti e con l'idea di fare un gran poeta italiano, lui ha fatto la traduzione anche di Vinicius, loro insieme a Endrigo, e mi ha invitato a fare la chitarra del disco, la vita amico e l'arte dell'incontro. È stato lui che ha mischiato tutti noi. La possibilità di fare il disco c'è, però non c'è più i personaggi. Questa grandezza dei poeti è come a un tempo aveva, no? Ungaretti, Vinicius, la poesia non esiste più, la poesia del libro con questo peso, no? Allora questa è una questione culturale, di vita, di McDonald's, tutto insieme. Agli amici di Fanpage, un abbraccio brasiliano mio di Toquinho.